Qual è l'errore più grave che un editore non sopporta di trovare in una candidatura? Buongiorno da Livio Gambarini di Rotte Narrative. Giro questo video da una location speciale. In questo momento mi trovo in vacanza nel Mar dei Caraibi. Però, siccome non si smette mai di lavorare quando si è dei liberi professionisti, degli imprenditori, anche qui continuerò a rispondere di quando in quando alle vostre domande. Adesso vi leggerò una domanda che mi ha posto Laura qualche tempo fa sotto uno dei video del canale YouTube di Rotte Narrative. La leggiamo. Buonasera professore, qual è l'errore più grave che un editore non sopporta di leggere in un testo e che lo portano a decidere di non pubblicare quel testo? Tempi verbali errati, refusi, confusione, trama piatta? Personaggi poco incisivi o che altro? Grazie. Allora, Laura, cominciamo con il dire che questa domanda che mi poni è una domanda un po' particolare. Ah, cavoli, che buio che c'è qua. Non so se mi si vede, se mi si segue. In effetti l'illuminazione è piuttosto scarsa. Provo ad andare in un posto dove c'è un'illuminazione migliore. Ma in effetti qua è tutto buio, ci sono dei faretti bellissimi, però mi sposto in una zona più illuminata così mi vedete mentre parlo. Allora, Laura, dunque, la domanda che mi poni è una domanda di quelle che denotano una coscienza poco matura ancora, una virgulta di questo campo, il fatto che tu postuli e forse probabilmente speri che esista una singola cosa che gli editori guardano e che li scaccia, li impedisce loro di prenderti in considerazione quando gli proponi un testo. Questo, ahimè, è tra l'altro un modo di pensare. Sto andando in una zona più illuminata, ragazzi, adesso tra poco mi vedrete. Questo è un modo di ragionare, di pensare, che è molto comune fra chi si approccia per la prima volta a tematiche di questo tipo. Il pensare che esista una qualche argomento, una qualche tipologia di discorso che possa, diciamo, risolvere, se risolta, possa determinare una presa in considerazione più facile, più probabile rispetto alle altre. E Laura, devo darti una brutta notizia purtroppo oggi. Non c'è un singolo argomento che spicca fra tutti gli altri nello spingere un editore a pubblicare o a non pubblicare il testo. Ce ne possono essere sicuramente diversi che stanno molto alti in classifica. Dicevo, ce ne possono essere molti altri che stanno molto in alto in classifica. Quindi i tempi verbali errati sicuramente sono molto alti in questa classifica. Quindi scrivere un testo, mandare un manoscritto che denoti una mancata conoscenza dell'italiano, delle regole grammaticali, della coniugazione dei verbi, che è veramente l'ABC, ragazzi, non depone molto a vostro favore. Questo immagino che vi sia chiaro, però probabilmente non lo è abbastanza, ve lo dico io. Se mandate un manoscritto a un editore e quel manoscritto ha tutti i tempi verbali sbagliati, non dico un congiuntivo ogni tanto toppato, quelle sono robe che sbagliamo tutti, anche chi li conosce molto bene. Ogni tanto incespica su cose normalissime, ragazzi, il condizionale, il congiuntivo, ogni tanto quando parli velocemente, quando hai la testa concentrata su altre cose, c'è caso che ti sfuggano, c'è caso che uno possa confondersi, non è niente di grave. E lo sanno anche gli editori, naturalmente. Diverso è il discorso se metodicamente ogni singolo tempo verbale che si scrive è sbagliato, quello sì, quello può fare la differenza, ma non per il tempo verbale in sé, badate bene, perché ogni casa editrice che si rispetti ha un correttore bozze, il cui compito è esattamente quello di andare a correggere tali circostanze, tali errori.
E qua appunto andiamo anche sul concetto dei refusi, che è una delle cose che mi domandi. No, i refusi non rivestono un tipo di problematicità paragonabile a un metodico errore di tutti gli errori, i tempi verbali, perché un refuso ogni tanto è qualcosa che assolutamente un editore si aspetta di trovare nel testo, perché è normale farli, è normale qualunque autore, anche con una perfetta padronanza dell'italiano, fa qualche errore ogni tanto. Anch'io sui canali YouTube, quindi in qualche video, in qualche diretta, anche ogni tanto sbaglio qualche tempo verbale. Nessuno si è mai sognato di venire ad appuntarmi il dito: tu non sai l'italiano, questo sarebbe ridicolo ovviamente, ma appunto stessa cosa ovviamente vale anche per un manoscritto. Invece una metodica, un errore metodico di un tempo verbale, oppure di qualunque altra, una violazione di qualunque tipo di una regola grammaticale, non depone assolutamente a vostro favore. Quindi fate bene attenzione a non proporre dei testi a un editore che siano metodicamente sbagliati a proposito di una qualsivoglia delle questioni rilevanti. Quali sono le altre, vediamo, cose su cui ti interroghi, Laura? Confusione, trama piatta, personaggi poco incisivi o che altro. Sono tutte cose importanti queste che nomini. Si sta alzando un po' di vento, non vorrei che nel microfono facesse qualche soffio brutto, quindi mi sposto. Mi vedrete scomparire di nuovo, dov'è che posso andare? Andrò di là, quindi per un po' mi vedrete buio. Tutte queste cose che scrivi, Laura, sono importanti in un testo e vanno salvaguardate, va fatto in modo che non siano lacunose in una proposta che mandi a una casa editrice. Io questo, ragazzi, lo reputo del tutto normale, e che cavolo, cioè mi sorprende quasi che voi le consideriate delle cose che possono essere opzionali, che possono essere lasciate non perfette all'interno di una candidatura per una casa editrice. Ma la domanda è: perché non dovreste già averle curate in modo da evitare che ci siano confusioni all'interno della vostra storia, che i personaggi siano poco incisivi, eccetera eccetera? Cioè non c'è motivo per mandare un manoscritto a una casa editrice da parte vostra sapendo che non è più che sufficiente sotto questi profili. Quindi non è una domanda particolarmente furba questa. È ovvio che qualunque aspetto, tra quelli fondamentali, più macroscopici di una trama, debba essere curato a modino prima di essere la candidatura sottoposta a un editore, perché l'editore valuterà ciascuno di questi argomenti. Non ce n'è nessuno che spicca sopra gli altri, perché se uno solo di questi è gravemente insufficiente, è chiaro che la candidatura verrà respinta. Detto questo, può capitare che in situazioni in cui un testo raggiunga l'eccellenza in qualche campo, qua seguitemi bene, allora se un testo raggiunge l'eccellenza in qualche campo, diciamo che si guadagna dei crediti, se vogliamo dirla così, che può in qualche modo spendere in altri campi, in cui può quindi essere un po' più debole, può permettersi di essere un po' più debole senza che questo precluda essere preso in considerazione per una pubblicazione. Chiaro il discorso? Quindi se all'interno di un testo si ha una eccellente impostazione, non lo so, del conflitto fra i due personaggi principali e una lacunosa, coerenza di punto di vista, ma può darsi che la casa editrice decida di sobbarcarsi il dovere di editare, quindi di aggiustare in fase di editing quell'aspetto lì, l'aspetto lacunoso, l'aspetto della coerenza del punto di vista, a fronte di un testo eccellente nel campo della conflittualità fra i due personaggi principali, che è uno degli aspetti importanti. Quindi la risposta è sempre: siate consapevoli di quali sono i punti di forza e i punti di debolezza dei vostri testi, siatene consapevoli e sappiate cosa vi dovete aspettare. Se siete forti su un campo, fate in modo che il vostro testo punti tanto su quell'aspetto. Se sapete di essere deboli su un altro aspetto, allora prima di mandare la candidatura fate tutto quello che è in vostro potere per evitare che quell'aspetto sia così lacunoso da far desistere l'editore dal prendervi in considerazione. Qualunque aspetto, sto parlando di qualunque aspetto,
Una volta che lo avete fatto, che avete raggiunto un livello di anche solo vagamente di decenza su tutti quanti gli aspetti, a quel punto, e se avete soprattutto almeno un qualche aspetto che secondo voi e secondo magari possibilmente anche secondo terzi oltre a voi è invece di valore, di funzionamento nel vostro testo, allora a quel punto potete ardire, potete adire, scusate, alla candidatura. Ok? Chiaro il discorso che vi ho fatto? Quindi non c'è un singolo aspetto da curare bene. Lo so che questa sarebbe la risposta che vorreste sentirvi dare, vorreste sapere qual è il singolo aspetto da badare, a cui badare particolarmente per essere sicuri che che l'editore vi prenda così. Non c'è un aspetto solo, la narrativa è composta da tanti aspetti. Oh, si sta alzando il vento tutto di colpo, non c'era fino a prima. Mi siedo qua, mi abbasso un attimo sperando che soffi meno forte. Ok, quindi non c'è un singolo aspetto, ragazzi, a cui dovete badare, ce ne sono tanti e vanno tutti quanti, va fatto in modo che in tutti quanti si raggiunga quantomeno la decenza e che possibilmente non sia la decenza il punto di picco di tutto quanto, di tutti gli aspetti del vostro testo. Ripeto, fate in modo che se sapete di essere deboli da qualche parte, ce ne sia almeno qualcun'altra in cui invece sapete di essere eccellenti all'interno di quello stesso testo. E fate anche in modo, quando mandate la candidatura spontanea all'editore, di sottolineare i punti in cui siete particolarmente forti. Questo è un consiglio che vi do. In realtà le candidature spontanee alle case editrici, quindi quelle in cui l'editore non ha idea di chi voi siate, voi gli mandate il vostro romanzo corredato da una semplice lettera di presentazione e una mail, non sono assolutamente il modo migliore per proporre il vostro manoscritto a un testo. Di questo vi ho parlato già nello scrittore speciale, vi ho anche detto qual è invece il modo più intelligente di procedere per garantirvi una pubblicazione. Il problema è sempre lo stesso, ne abbiamo parlato anche altre volte. Il punto è che molti di voi si approcciano a rotte narrative pensando che la parte difficile del processo per diventare scrittori sia pubblicare. E è assolutamente un errore, è una falsità, non è vero. Gli scrittori professionisti, quelli che partono con un'impostazione sensata e un approccio sensato alla questione, non hanno la minima difficoltà a pubblicare. Gli scrittori professionisti sanno bene che le parti difficili del processo sono altre, sono successive alla pubblicazione. È facilissimo essere pubblicati. Se uno si accontenta, può essere pubblicato in mille modi, con mille editori. Ci sono veramente migliaia di editori che non valgono niente in Italia, pronti ad accogliere i vostri romanzi. Alcuni vi faranno pagare, alcuni non vi faranno pagare, molti vi faranno pagare, alcuni non vi faranno pagare, ma comunque non vi serviranno a niente, non vi aiuteranno, non aiuteranno il vostro libro a vendere quel minimo numero di copie che gli permetterà di incontrare abbastanza lettori da poter essere un gradino importante del vostro percorso di crescita come autori. Quindi dovete sapere queste cose, dovete conoscere a monte tutti quegli aspetti, quegli argomenti che determinano se voi avrete appunto successo oppure no. È chiaro che se vi fermate sul pensare, sul domandarvi qual è il singolo aspetto a cui le case editrici fanno più riferimento, è difficile che riusciate a comprendere qual è l'iter più indicato, quali sono tutti gli aspetti, la totalità degli aspetti a cui dovete far caso quando sottoponete una candidatura a una casa editrice. E in generale mandare a freddo, a zero, una candidatura semplicemente a una casa editrice che non vi conosce non è il modo migliore, sono modi più intelligenti. Appunto, l'approccio è sempre quello della consapevolezza. Se voi scrivete orizzontalmente, senza pensare al pubblico, senza pensare alla destinazione del vostro libro, se siete molto molto bravi a scrivere, forse potete in qualche modo, diciamo, mitigare, ammortizzare la poca diciamo destinazione al mercato del vostro testo e riuscire a farvi pubblicare lo stesso da un editore capace, ma non è la norma. Aspettatevi di faticare molto. Se invece fate tutte le cose a modino, quella di pubblicare non sarà affatto un passaggio difficile. Una cosa che non vi piacerà sentire è che probabilmente i libri che avete già scritto non li avete costruiti mettendo le cose giuste nei posti giusti e perciò avrete difficoltà nel pubblicarli. Però questo non è, cioè, questo sappiate che è assolutamente normale. Non aspettatevi che i libri che avete scritto prima di iniziare a studiare narratologia siano libri
capaci di trovare il loro posto sul mercato in competizione con tutti gli altri. Tendenzialmente non sarà così, perché dovranno competere anche con un sacco di altri libri scritti da dilettanti, ma soprattutto anche con un certo numero di iscritti, di testi scritti da professionisti o semiprofessionisti, e contro quelli non avrete speranza di spiccare. Quindi il mio consiglio è: se avete già scritto un libro, in realtà potrebbe darsi che la cosa migliore sia lasciarlo nel cassetto. Anzi, questa è una cosa che dico piuttosto spesso, molto spesso anche ai miei clienti che mi sottopongono un testo nelle consulenze private, e gli dico: questo è un testo che io ti consiglierei di tenere nel cassetto e eventualmente, dopo averlo rivisto, tirar fuori in un secondo momento, dopo che avrai già pubblicato degli altri testi costruiti e pensati con lo sguardo al mercato, con lo sguardo al tipo di carriera che vuoi costruirti, scrittore, con il genere sott'occhio, con l'editore sott'occhio, eccetera eccetera. Sono tutte cose che normalmente gli aspiranti scrittori non considerano e che appunto sono le cose che solitamente li fanno scartare a favore di altri testi scritti da autori che invece hanno la testa orientata nella direzione giusta. Ma questo è del tutto normale, ragazzi, quindi sappiate che le informazioni ci sono lì che possono essere utilizzate. Sta soltanto a voi scegliere se tenerne conto oppure continuare a scrivere come avete voi in mente di fare. E in quel caso, se siete fortunati, se avete imbroccato i concetti giusti o il tipo di pubblico giusto col vostro libro, può darsi che pubblichiate, può darsi anche che abbiate successo, io sinceramente ve lo auguro, ma statisticamente questa cosa succederà un minimo numero di volte. Invece, se avete operato con consapevolezza, le vostre probabilità ovviamente si innalzeranno in modo drammatico. Quindi, se questo era uno dei primi video che vedevate, mi dispiace che sia stata una doccia fredda, però purtroppo è importante che voi focalizziate il fatto che ci sono una serie di argomenti che possono drammaticamente alzare le vostre probabilità di pubblicare, e che questi argomenti in realtà è necessario che voi li conosceste prima di iniziare a scrivere il vostro romanzo. Perciò, se lo avete già scritto, probabilmente non è detto che tutti i libri ricadano in questa categoria, ma probabilmente è troppo tardi per quel romanzo lì. Non è detto che questo si applichi anche per i vostri prossimi romanzi. Avete sempre la possibilità di studiare, imparare, iniziare a considerare quegli aspetti importanti che anche gli editori considerano quando decidono quale libro pubblicare, quale scartare, e di conseguenza e andare quindi ad avere probabilità maggiori o minori per la vostra scelta. Tutto sta a quello che volete ottenere, ragazzi. Non c'è una strada sola spianata davanti a voi, ce ne sono migliaia. Dovete capire però bene qual è quella che volete percorrere, e una volta che l'avete decisa dovete conoscere le informazioni importanti per decidere come si procede su quello specifico cammino. Mi sembra chiaro? Perciò, se volete altre informazioni di questo tipo, le trovate qua sul canale di Rotte Narrative. Se invece volete fare sul serio, il corso che vi occorre è lo scrittore speciale. Lo trovate al link qua in descrizione oppure al sito www.rottenarrative.it. Restate con noi perché stiamo per lanciare delle promozioni, quindi occhi e orecchi ben aperti, ci vediamo prossimamente. Iscrivetevi alla nostra mailing list per avere tutte le nostre comunicazioni. Ciao ciao da Livio Gambarini di Rotte Narrative.